E non ti fare impressionare da quella di Don Galozzo. Sta via. Stanno già apposta per metterci paura. Il voto è segreto. Dallo alla sinistra e nessuno sa niente. Segreto, eh? Segretissimo. Segui nessuno? No, sta tranquillo. Sentitemi bene, quello che state per vedere ora, dimenticatevelo. Ne potrebbe andare della vita. Di chi? Non si sa. Se non lo feci, la coppa fu vostra. Nostra. Nostra. Signore, della vostra mentalità retrogradita. Perché quella povera Rosalia è una bravissima donna. E con che cuore avrei potuto abbandonarlo, sapendo come voi oggi considerate una femmina divorziata? Tu te la sposeresti una femmina divorziata? Siciliana no. Ma americana e abbiente, non escludo. Una casa molto delicata. Delicatissima. Di che si tratta? Mimì, tu sei un uomo che ha viaggiato, che conosce il mondo. Come si dice, sei uno che ha corso la cavallina? Ma di che cavallina stai parlando? Pasquale vuole dire che la vita ti fece trascurare certi doveri, certi impegni morali e materiali. Ma che cosa vorresti illudere? La Rosalia, la tua moglie allude. In che senso? Meschina, la lasciaste sola qua, tu al nord, anche quando tornaste avevi sempre che fare, e da sempre sola. E vabbè, sempre sola. E che cerca compagnia? No, è che... non è che... Avanti, parlate chiaro. Che mi manda Rosalia perché ci hanno raccontato qualche cosa di me? No, no, è che... insomma, tua moglie... Meschinetta. Si è sentita scurata e... misera. Ma che ci fai da suggeritore, to? Eh, zitto tu, Pasquale. Dicevo, si è sentita scurata, così, senza figli. Senza figli. E se non vennero, coppa mia fu. No, ma c'era l'esaurimento. Insomma, tua moglie non si sente felice. Rosalia. Beh, mi dispiace. Io a Rosalia ci voglio bene. Si dimostrò buona moglie, operaia operosa, e per essere una siciliana nata qua una ragazza moderna. D'altra parte Rosalia, per certe cose, e ora non vorrei scendere nei particolari intimi matrimoniali, ma non ci è portata. È, come dire, una donna tranquilla. E beh, ora si sente sola. E se sente sola, che ci posso fare? Insomma, fatemi capire. Esattamente che cosa vorrebbe? Un vecchio? No. No. E come no? È già gravida. Ah. Da 3 mesi incinta. Successo, padaracchio. Ora lo sai. Tu sei un uomo intelligente, metallurgico, comunista. Le tue coppe ce l'hai anche tu. Quindi non ti mettere a fare compare Turiggio. È arrivato il momento di sistemare le cose. Vi accomodate a divorzio, non divorzio, senza tragedia, con stima reciproca. In fondo è meglio pure per te, no? Puoi dare l'esempio di come ci si comporta in certe case, da uomini civili, senza tanta stupidaggine. Quando nasco la guida meschina, un tale si innamorò, lei resistette, tu tenevi l'esaurimento, lui insistette e lei cadde meschina. Fu solo per una volta, ma purtroppo... È pazza di me. Si vede. Oh, ci vediamo domani. Mi raccomando con l'addio al celibato che domani c'è la prima notte di nozze. Tranquillo. No, mi raccomando. Non dire niente alla mamma che fumo. Tranquillo, Totuccio. Ci vediamo domani. Ciao. 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 Non può venire. Che significa non può venire? Si stava allacciando le scarpe e a sentirsi male. Ai, che male, mamma. Ai, ai, mamma. Ai, ai. Glielo avevo detto io. Ai, ai. Mettiti in mocassini. Hai ragione, mamma. Lui no. Vuole fare sempre in testa sua. Così sono i ragazzi, signora, per ora ce ne dobbiamo andare, perché ci aspettano in chiesa. No, 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 si deve fare un altro giorno. Signora, ce ne dobbiamo andare. No! Ce ne dobbiamo andare! No! Ai, 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 ¡Sí!
ora siamo arrivati. Pronto? Olga, stiamo arrivando. Sì, è una tragedia. È ragione la mamma, manca l'aria. Aiuto. Altrimenti non ti avrei disturbato, una pesteria insomma, va, permesso. Totuccio, che ci fai qua, scendi? La mamma sta male, ai, forse non ce la fa. E allora abbandonala, dai! Ma di mamma ce n'è una sola. Ancora con i luoghi comuni, scendi dai che c'hai un impegno, ti devi sposare. Oh, basta, ora se ne vada. Ma non si vergogna. Oh, ma quella ha messo incinta mia figlia, se la deve sposare. Vada via. E fuma pure come un turco! Non è vero, mamma, non è vero, io non fumo, mamma, non è vero, io non fumo, mamma! Totuccio! Vergogna! Totuccio, non lo puoi fare, scendi! Totuccio! Perché non si sposa più? Ma perché la mamma sta ancora male? No, è morta! Non capito, sarà a lutto! Non proprio!